bandisci, esilia ogni problema dal profondo del tuo cuore. Di fronte a questo, ogni problematica umana è una problematica che è relativa, perché si dissolve dentro l'assoluta unità di Dio, no? Ecco. Dall'altra parte, il servo e il Signore non sono a parte, separati. Ecco, questo è il punto importante. Per Hamza Fanzuri vi è questa percezione di quanto Dio non sia lontano, ma lo sente vicino dentro il percorso della sottomissione. Cioè non c'è una distanza abissale, ma lo percepisce. E come lo percepisce? Secondo la dottrina che lui segue, che è una dottrina delle emanazioni, che si chiama Wujudiyya, che viene, come dire, ripresa da una dottrina di Ibn Arabi, Wahdat al-Wujud, cioè l'unicità dell'essere. Si può conoscere Dio attraverso dei gradi di conoscenza, dal grado più inferiore verso quello maggiore, e ogni grado ti aiuta a percepire la presenza di Dio nella realtà circostante. Ecco, se nell'Islam ovviamente il concetto di emanazione cozza un po' con quello che è l'assolutezza di Dio in quanto tale, no? Ecco, nel senso che la creazione, come dire, è atto di Dio, ma non è emanazione di Dio, non è che tu trovi la presenza e l'essenza di Dio dentro le cose create. In Hamza Fanzuri invece vi è questa percezione che si allontana un po' da quello che è il credo ortodosso, cioè proprio la dimensione ortodossa dell'Islam, cioè che ogni realtà ha in sé parte dell'essenza di Dio, ecco. Come se Dio inabitasse, il termine è hullul in arabo, inabitasse la realtà creata e quindi anche la creatura. Ovviamente sappiamo come nel mondo arabo, soprattutto, la teologia e in particolar modo la legge si sono opposte in maniera molto forte a questo concetto di un Dio che emana da sé, immanente, esclusivamente immanente, per sottolineare invece l'assoluta trascendenza di Dio. Ecco, qui appunto Hamza Fanzuri in un certo senso si discosta da quello che è il percorso tradizionale dell'Islam, quindi percepisce questa presenza di Dio come una inabitazione. Qui invece l'Islam dice no, non è possibile, che se no a questo punto ogni cosa diventa presenza di Dio, si cade in una forma di panteismo, no? Ecco, passando oltre, vediamo un altro branetto, ecco, siamo più avanti. L'amore per il mondo è la sorgente di tutto il male. Attenzione, l'amore per il mondo è la sorgente di tutto il male. Qui si intende l'amore nei termini della passione, cioè un amore che si limita esclusivamente ad esprimere un aspetto che è quello dell'amore passionale, cioè l'amore carnale, no? Ecco. Mentre invece la rinuncia del mondo è la sorgente di tutta la devozione. La rinuncia del mondo vuol dire la rinuncia di quella dimensione carnale del mondo che costringe l'anima dell'uomo a essere chiusa dentro le varie forme del materialismo, della materialità della vita, e lo chiude dentro come se fosse una camicia di forza, non lo lascia uscire, no? Ecco, mentre invece la sorgente di tutta la devozione a Dio è rinunciare a questa materialità della vita come l'identificazione dell'amore. Il vero amore quindi non sta nella dimensione materiale della vita, ma secondo Hamza Fanzuri nel salto ulteriore che è invece percepire la dimensione spirituale di Dio nel credente. O figli di Adamo, Anak è un termine malese che viene anche preso dai dialetti dell'Oceania e vuol dire figlio, sostanzialmente, no? Ecco. Anak Adam, usa il termine arabo qua, no? Ecco. Anak Adam, non dimenticate colui che governa l'universo, non annegate nell'oceano del peccato, così da poter essere amanti per tutto il giorno. Ecco, vedete che ritorna il tema dell'amato e dell'amante.
in questo senso, che è un tema molto, molto interessante, perché lo troviamo anche in autori come al-Bistani, ad esempio, no? O anche Halalaj, o questi grandi mistici dell'Islam, che anche Rumi, esatto, che però, attenzione, interpretano quasi sempre, o vengono tacciati di interpretare, questo amore come inabitazione di Dio nell'uomo. Dobbiamo aspettare un grande mistico dell'Islam, che sarà al-Ghazali, che cercherà di purificare questo concetto di inabitazione dicendo: no, non si tratta di amore tipo hulul, cioè inabitazione, ma si tratta di mahabba, cioè di amore come somiglianza. L'uomo è assomiglianza di Dio, no? È immagine e somiglianza di Dio, e questo lo percepiamo proprio nell'atto umano dell'amare, no? Ecco. Qui appunto ci troviamo di fronte al fatto che l'amore sostanzialmente è quello di non, cioè di riconoscere, il vero amore è quello di riconoscere che esiste colui che governa l'universo, cioè esiste una realtà unica, superiore, non un Dio, come dire, liquefatto dentro la realtà, o come principio energetico fino a se stesso, no, un Dio unico da cui viene un atto creatore. Lasciate che il vostro amore sia indiviso e la vostra rinuncia del mondo non sia esitante, tiepida. Accendete la torcia di Muhammad al fine di giungere presso il Signore del mondo. Ecco, qui Maometto viene ripreso come modello di riferimento dal punto di vista proprio spirituale, mistico, cioè Maometto in preghiera, Maometto in meditazione, Maometto che mostra ai suoi discepoli come pregare, come seguire Dio. Sappiamo anche che nella tradizione dei Sufi la figura di Maometto, e soprattutto la figura del profeta Maometto in quanto profeta, ha un'importanza notevole, cioè diventa un punto di riferimento etico-morale, ma ancora prima spirituale, il modello, no? Di riferimento. E questo continua nella tradizione Sufi anche dell'Estremo Oriente. Capite allora come un Hamza Fanzuri riprende quelli che sono i canoni fondamentali, basici, diciamo, della mistica islamica, e li ripropone tali e quali in un contesto completamente diverso, cioè a migliaia di chilometri di distanza da dove questa realtà è nata. Ecco, la religione di Muhammad è veramente profonda, vivacemente irradia l'antico santuario. Qui abbiamo Bayt al-Atiq, sarebbe il santuario antico in un certo senso, e il riferimento, ovviamente, questo è uno dei nomi utilizzati appunto nella tradizione islamica, in particolar modo del Corano, per indicare la Kaaba, no? Il luogo della purificato appunto dagli idoli, che è dedicato all'unico Dio, no? Alla Mecca. Indicativo della sua superiorità e della sua perfezione, della sua via, e così ha convertito numerosi infedeli in fedeli. Ecco qua, l'antico santuario è conosciuto come la Kaaba, il sito dell'infaticabile adorazione. Il termine che viene utilizzato è ibadat. Ibadat sono, in termini teologici, possono essere i principi fondativi dell'Islam, no? Principi cosiddetti costitutivi della religione islamica, ma ibadat è anche tutto ciò che richiama al culto, alla preghiera, all'esercizio della pietà in un certo senso, no? E qui si vede come la cultura islamica penetra dentro il linguaggio giavanese, e i termini che vengono utilizzati sono esattamente questi, cioè loro non utilizzano altri termini, utilizzano termini arabi nel vero senso della parola, proprio per indicare tecnicamente quel tipo di esperienza. Quindi vediamo come in Hamza Fanzuri, attraverso la sua poetica, no, vi è, come dire, il desiderio di voler svolgere, noi diremmo in termini cristiani, scusatemi il paragone, un'opera di catechesi, cioè usa la rima, usa la poesia e nello stesso tempo utilizza la lingua araba per dare un significato preciso ai termini. Un esempio molto classico è la parola Allah.
La parola Allah è importante in Asia, nel sud-est asiatico. Perché? Perché indica il Dio unico storico. Non peraltro oggi in Malesia ci sono problemi non indifferenti nella traduzione del termine Dio. Spesso i malesi sono molto suscettibili. Se ad esempio nei testi biblici o nella Bibbia o in testi religiosi cristiani usano la parola Allah, loro si arrabbiano un attimino, perché dicono Allah è solo ciò che è definito dall'Islam, cioè l'unico Dio assoluto, no? Ci sono dei problemi, anche si arriva anche in tribunale a volte per queste cose. Il tema della parola Allah e del suo utilizzo in Malesia come in Indonesia è un tema molto sensibile, molto sensibile. Però nei paesi arabi, ad esempio, troviamo nella Bibbia il termine Allah, come lo troviamo nel Corano, ed è un significato di Dio. Però capite, lì siamo in una cultura semitica che si riferisce al monoteismo e all'unicità di Dio già di per sé. In un contesto invece dove esistono forme di animismo, la parola Dio non è tradotta dal termine Allah, ma viene tradotta da un altro termine, tipicamente Malei, che vuol dire che è Tumanon, che vuol dire energia vitale. Quindi cadiamo in una realtà che non è più quella islamica, ma è precedente all'Islam. Allora, lui utilizza dei termini precisi, Allah, e quando utilizza questo termine dà un significato e lo usa nella formula poetica. Leggiamo ancora, o voi tutti che siete credenti, non recitate il Corano solo al tempo del calar del sole, ciò che è lecito e ciò che è proibito sono là pienamente rivelati, indicando chiaramente la via verso Dio. Ecco, qui si riferisce al testo coranico. E sottolinea due aspetti. Uno, quello che è un pensiero mistico molto comune anche ai mistici tradizionali, di origine araba piuttosto che persiana, cioè quello che la recitazione del Corano deve essere una recitazione continua. Continua, non solo nei cinque momenti di preghiera ufficiale, ma di notte, di giorno, di pomeriggio, in ogni momento in cui uno non ha attività, è richiamato a meditare sul testo coranico attraverso la recita dei versetti coranici o le preghiere di glorificazione a Dio, il zikr, no? È una pratica molto comune dei mistici. E in questo senso lui dice, quindi non limitatevi soltanto a pregare secondo quello che vi è stato insegnato dal culto, no? Dall'autorità, ma andate oltre e fate della vostra vita una continua preghiera, tutto il giorno. E poi dice, ciò che è lecito e ciò che è proibito, cioè il halal e il haram, in questo senso, sono là pienamente rivelati, indicando chiaramente la via verso Dio. Ecco, sottolinea quanto la rivelazione coranica sia una guida che porta il credente a conoscere Dio. Ecco, prendete conoscenza dei vostri peccati, non siate mancanti nel promuovere le opere buone, cercate di conseguire l'essenza della preghiera rituale. In questo caso si riferisce alla preghiera salat, il termine che usa, quindi un termine tecnico, vuol dire la preghiera congregazionale in questo senso, no? Così che il vostro essere possa raggiungere l'unione, wasil. Ecco, vedete che torna il termine dell'unione, con l'essenza divina, Zat. Ecco, lui concepisce il Corano come quella guida che meditata, interiorizzata, ripetuta, memorizzata e quindi interiorizzata, ti conduce progressivamente verso la conoscenza di Dio. Guardate che un tema del genere lo troviamo in quasi tutti i sufi, ma uno in particolare tratta questa tematica, che è Al-Ghazali. Nel Mizan, ad esempio, è molto espresso questo, nel Munqidh min ad-Dalal, un altro testo spirituale, è molto espressa questa dimensione, cioè che il Corano
guida, è una guida, cioè guida il credente verso la conoscenza piena di Dio, che non è mai una conoscenza puramente materiale o letterale del Corano, ma è una conoscenza che deve andare all'oggetto stesso del versetto coranico, cioè cogliere il significato, coglierne la dimensione più pura e interiorizzarla e farla propria. Ecco, questo è un po' il tema dell'amore di Dio che lui sviluppa. Ecco, io mi fermerei qua a questo punto per far capire come, vi leggo soltanto un branetto di Ibn Arabi, che è un mistico, appunto, un mistico che è indubbiamente nato nel 1165 in Spagna, a Murcia, e morto nel 1240 a Damasco, è diventato un po' un maestro di questi grandi mistici a lui contemporanei e anche successivi, soprattutto nel sud-est asiatico. E Hamza Fanzuri riprende questa sua teoria della Wahdat al-Wujud, cioè dell'unicità di Dio, e la sviluppa attraverso i gradi della conoscenza di Dio, che sono appunto i gradi che ti portano, guidati dalla rivelazione coranica, a percepire la presenza di Dio e a conoscere Dio. Qui c'è un branetto molto interessante che dice, questo è il testo che è il libro dell'estinzione e della contemplazione, che è un libretto molto bello che vi consiglio di leggere, dove Ibn Arabi, a pagina appunto 28, dice, scusate, no, pagina 28, mi sto sbagliando, pagina 14 dice: la realtà divina essenziale è troppo elevata per poter essere contemplata dall'occhio contemplante. Ecco come lui pone la differenza tra ciò che è creatura da ciò che è il creatore, sottolineando il fatto che la creatura può conoscere Dio, ma non lo può conoscere nella sua totalità. Può arrivare a percepirne la realtà, ma non conoscerlo nella sua, non esaurire questa conoscenza, perché Dio è troppo altro rispetto a quello che noi possiamo conoscere. Fin quando in esso permanga una traccia della condizione creaturale, ma quando viene meno ciò che non è stato e che per natura è caduco, e resta ciò che non ha mai cessato d'essere, quindi cade la materialità, diciamo, in questo senso, e che per natura è durevole, allora si leva il sole della prova decisiva per la visione autentica, allora si produce la sublimazione assoluta nell'assoluta bellezza, che è l'occhio della sintesi e della realizzazione per eccellenza. E la stazione della quiete e dell'autosufficienza immutabile. Queste sono espressioni proprio uniche di Ibn Arabi. Tale occhio vede allora i numeri come un unico, vedete il richiamo sempre all'uno, il molteplice che si riassume poi nell'uno, no? Mantenendo però la sua dimensione molteplice, non è che vi è, come dire, confusione, vi è permanenza dell'identità del molteplice nella sua piena unità. Il numero uno che compie un viaggio attraverso i gradi della molteplicità, no? Ecco, in cui rende manifeste l'entità dei numeri. È in questa stazione contemplativa che avviene il travisamento di chi professa la dottrina dell'unificazione, Wahdat al-Wujud, no? Costui, vedendo che l'unico peregrina attraverso i gradi della molteplicità, la cui esistenza è puramente speculativa, nei quali esso riceve dei nomi che variano di volta in volta a seconda dei gradi e non vede i numeri come diversi dall'uno. Uno con la U maiuscola, no? Ecco. E allora afferma che ha avuto luogo un'unificazione. Or dunque l'unico, ossia l'uno, in riferimento al creatore, non compare contemporaneamente con il proprio nome e la sua essenza in gradi diversi se non in quello dell'unità prima. Ogni volta che si mostra negli altri gradi lo fa con la sua essenza, ma non con il suo nome,
poiché in tali casi gli viene attribuito un nome conforme alla realtà del grado della molteplicità in cui si è manifestato. Così il suo nome specifico si estingue mentre la sua essenza permane, quando si dice uno. Ecco, questo pensiero ritorna anche nel concetto di Hamza Fanzuri, quando lui sostanzialmente sottolinea che colui che è il servitore non è distaccato da colui che è servito, in questo senso. Attenzione che però, a differenza di Ibn Arabi, che concepisce questa, come dire, questa unità nell'identità della molteplicità, in Hamza Fanzuri, nella sua poetica, non sempre è chiara questa cosa e sembra quasi che vi sia una sorta di confusione dall'uno al molteplice. Ed è per questo che appunto altri autori, come Ranieri ad esempio, Ranieri, che è a lui contemporaneo, lo critica aspramente perché appunto dice secondo l'interpretazione che tu dai alla corrente di pensiero della Wujudiyya, cioè colei che ha preso la teoria di Ibn Arabi, sembra quasi che tu voglia identificare l'uno col molteplice, e questo non è possibile. Ecco, io mi fermo qua e lascio a Chiara la parola. Grazie molte per la grande varietà di temi toccati e anche la difficoltà, ecco, come avete sentito da questa ultima citazione, ecco com'è complesso, ecco, questo mondo della mistica ed è anche trasversale nelle varie religioni, perché ritroviamo un linguaggio, ecco, dell'amante e dell'amato, che comunque si trova sia nel mondo ebraico che nel mondo cristiano, e così come, ecco, questa unione con Dio che viene sviluppata con dei gradi, ecco. Ci sono degli aspetti appunto particolari che riguardano questo incontro dell'Occidente e dell'Oriente, perché come è stato detto